serie di video relativi a successioni. Relativi a successioni. Vediamo un po'. Acustica. L'ultima volta ci eravamo lasciati con il criterio di Leibniz, la convergenza assoluta che implica la convergenza semplice, Edison. Particolare serie è la serie di tipo esponenziale. Sommatoria per n che va da 0 all'infinito, quindi non scrivo gli indici di x alla n diviso n fattoriale. Questa serie converge in maniera assoluta per ogni x appartenente ad R. Questa serie è del tipo di x alla 0 diviso 0 fattoriale che è 1, 1 più. X fratto 1 fattoriale, eccetera. Vediamo i diversi casi di convergenza. Allora, partiamo dai distintivi. Per x maggiore di 0, allora la serie qui sostanzialmente x alla n più 1 diviso n più 1 fattoriale diviso x alla n diviso n fattoriale. X alla n più 1 diviso x alla n esattamente x. N su n più 1 fattoriale vale 1 su n più 1, quindi x fratto n più 1. Ma x è maggiore di 0 è finita, x appartiene ovviamente a R, e finito fratto infinito fa 0, quindi il rapporto tende a 0 che è minore di 1. Pertanto, per x maggiore di 0, la serie è convergente. Vediamo per x uguale a 0. Ecco, allora, questa che in realtà è poi una serie di funzioni, richiede per quale x converga e per ogni intervallo o valore delle x, anche quanto possibilmente converge. Per x uguale a 0 abbiamo sostanzialmente uno 0 alla 0 diviso 0 fattoriale che è uno 0 su 0, per cui da 0, in realtà se andiamo a vedere vale 1, esattamente come 0 fattoriale. Quindi il primo termine è l'unico che vale 1 su 1, tutti gli altri valgono 0. E notare che 1 è proprio e alla 0. Cosa vogliamo dimostrare? Che questa serie corrisponde allo sviluppo di n elevata a x. N elevata a x uguale. Passiamo ai tempi di 0. Tento la convergenza assoluta, ma tentare la convergenza assoluta è come il caso positivo. Perché in questo caso metto il meno davanti e poi anche tanti. Scrivo x come meno meno x. E
questo è la n diviso n fattoriale. Perché? Perché x è positivo, poi scorgo il prodotto in meno 1 alla n per meno x alla n. Quindi abbiamo una serie che ha termini, segni alterni, meno 1 alla n per sostanzialmente il modulo di x elevato a n diviso n fattoriale. Perché il modulo di x? Perché essendo x negativa, se faccio meno x ne faccio il modulo. Tentiamo la convergenza in valore assoluto. Tutto questo è pari sostanzialmente al modulo di x alla n diviso n fattoriale, che ribadisco nella fattispecie il suo studio è esattamente pari a quello delle x positive, per cui avrò la stessa convergenza, però con un valore assoluto, quindi nel caso di x minore di 0 ho convergenza in valore assoluto. Quindi converge per x maggiore di 0, converge per x minore di 0, addirittura per x uguale a 0 e alla 0, cioè 1. Quindi la serie in generale è convergente, in senso semplice, di più anche in valore assoluto. Quindi questa serie converge assolutamente per ogni x appartenente ad R. Poiché dal primo termine per x uguale a 0 ottengo esattamente r alla 0, per induzione, trovando due casi per due x differenti, ottenendo un esponenziale, posso generalizzare all'esponenziale. Quindi mi basterebbe un caso x uguale a 0, x pari a un altro termine per il principio di induzione debole, PID. Allora la somma della serie è sempre l'esponenziale. Serie di potenze. Se al solito diciamo alla serie numerica semplice, vado ad aggiungere questo fattore x meno x con 0 tutto elevato a n. Allora, da una serie numerica, serie di potenze, in cui x con 0 è detto centro. È ovvio che nel centro, cioè per x uguale a x con 0, o che ho una sommatoria delle n per x con 0 meno x con 0 che è 0. Quindi certamente nel centro ho una sommatoria di 0 e la somma della serie è proprio 0. Quindi una serie di potenze converge sempre nel suo centro. Il problema sarà quello di determinare un intervallo di convergenza delle x, andando a disegnare il centro e tracciando un opportuno intorno di tipo sferico. Ebbene, si può eventualmente, se esiste, individuare un raggio di convergenza tale che, oltre che nel proprio centro, la serie converga nell'intervallo aperto x0 più r, x0 meno r, che corrisponde,
appunto l'intervallo simmetrico di raggio di convergenza e che, come si vede, non determina convergenza necessariamente anche agli estremi. Gli estremi vanno opportunamente verificati. Quindi, adesso leggo un po' perché stavo andando a braccio, la serie di potenze converge per il nostro amico che ama insieme lambda maiuscolo, insieme x tale per cui la serie converge. Molto. Vabbè, allora, un modo per determinare la convergenza è scrivere la somma insieme. Quindi la somma parziale a n termini, n grande termini, esplicitando la varrà a 0 per x meno x con 0 alla 0 che vale 1, più a1 x meno x con 0 più an grande x meno x con 0 elevato a n grande. Di questa somma ennesima devo farne limite. Intanto in x con 0 abbiamo detto converge sempre. Per x uguale a x con 0 Sn proprio uguale ad a con 0, il quale tende ad a con 0. Quindi per x uguale ad x tendo all'unico termine in cui non ho la x, perché tutti gli altri termini, ponendoli per x uguale a x con 0, si annullano. Ma è un dato di fatto che per x uguale a x con 0 è dimostrata la convergenza. Un esempio di serie, leggo, che converge solo nel suo centro n per x elevato a n. Converge solo nel centro, quindi questo è poi un x meno 0 elevato a n. È ovvio che n alla n è un termine che tende a diventare un infinito anche piuttosto forte. Quindi, peraltro, infinito per finito fa infinito. Necessariamente quindi bisogna annullare ogni termine della successione n alla n. Se annulliamo gli infiniti termini, ponendo il secondo come 0 alla n, cioè 0, allora abbiamo una sommatoria di zeri, per cui la serie tende a 0. Quindi questa serie converge solo nel suo centro. Cioè, perlomeno, certamente converge nel suo centro. Vediamo per x diverso da 0. Prendiamo il termine ennesimo, n alla per x alla n, e ne facciamo un limite. Perché se il termine è infinito, la serie diverge. Quindi di questa n alla n per x alla n facciamo limite. O meglio ancora, visto che tentiamo da prima una convergenza in valore assoluto, prendiamo n alla n per x alla n presi in modulo, il che poi vuol dire il modulo di nx tutto alla n. Ma n è sempre positivo, quindi o n per modulo di x
alla n. Scriviamo questo in forma esponenziale e abbiamo e elevato limite di n log di modulo di x, n modulo log di x per x diverso da 0 ed n che tende all'infinito e quindi ho certamente un e elevato a più infinito che è più infinito. Il termine l'ennesimo, quindi andando a più infinito non a 0 e quindi è violata la condizione necessaria per la convergenza. Quindi per x diverso da 0 la serie non converge e allora è dimostrato che converge solo per x uguale a 0. Il prof fa dei salti comunque. Sviluppi di seno iperbolico di x e coseno iperbolico di x. Un po' per definizione si è già visto che n alla x è pari alla sommatoria per n che va da 0 più infinito di x elevata a n diviso n sta n fattoriale. Sappiamo però che l'esponenziale reale pari al seno, al coseno iperbolico di x più il seno iperbolico di x. E sappiamo che l'esponenziale negativo è pari al coseno iperbolico di x meno il seno iperbolico di x, da cui o per somma o per sottrazione si ottiene sia il seno iperbolico x più e alla meno x fratto 2 e così pure il coseno iperbolico di x. Questa, cioè, iperbolico è dalla sottrazione, il coseno iperbolico invece è dalla somma. E beh, allora invece dell'esponenziale andiamo proprio ad aggiungere la serie. Quindi il seno iperbolico di x varrà un mezzo di una sommatoria di e elevata a x, quindi x a n divisa n fattoriale, meno e alla meno x, cioè meno x alla n diviso n fattoriale uguale un mezzo di sommatoria n fattoriale lo raccogliamo e abbiamo x alla n per 1 meno 1 alla n che vale rispettivamente meno 1 alla n vale 1 nei termini pari e vale meno 1 nei termini dispari. Quindi sui termini pari ho 1 meno 1 e sopravvivono solo i termini dispari, in cui ho 1 meno meno 1 che fa 2. Semplificato con questo, il seno iperbolico varrà per n dispari la sommatoria di x alla n diviso n fattoriale. Il coseno iperbolico si ottiene allo stesso modo, però andando a sommare
2 e quindi avrò ovviamente una somma. Pertanto andranno a sopravvivere solo gli n-pari. Quindi in pratica, nella stessa formula, x alla n diviso n fattoriale, a seconda che abbia n dispari oppure n pari o seno iperbolico o il coseno iperbolico. Non a caso il seno iperbolico è dispari, è una funzione dispari. Dispari. Mentre il coseno iperbolico è una funzione pari. Perché una funzione pari ha come sviluppo potenze pari e una funzione dispari ha come sviluppo potenze dispari. Vediamo se il nostro amico del Poli. Sì, certamente l'esponente dispari o pari lo si può esprimere con un x alla 2n più 1 diviso 2n più 1 fattoriale. Oppure x alla 2n diviso n fattoriale. È un modo solo differente di